siamo al Salesi di Ancona, che è la mia terra natale, quindi ancora più ha senso e ha importanza per il mio cuore essere qui oggi. Queste sono le stanze dove i bambini studiano, dove vengono ad accrescere la loro cultura e a essere dei buoni, forse medici, di domani. Negli arco dei mesi passati abbiamo consegnato 5 Teach Bus, siamo molto contenti e tanto ancora c'è da fare. Oggi, a poche ore dal Natale, siamo qui per dare un segno di vicinanza a tutte quelle famiglie che avranno bisogno anche nei prossimi mesi di avere i loro bimbi in contatto con le scuole. Anche oggi Virginia stessa è stata la prima ad avere accesso e a essere interessata da questo, incredibile device che ci mette in comunicazione la scuola con il bambino lontano dalla classe in quel momento. Siate al nostro fianco e, se è possibile, da questi luoghi tanti auguri. Per avere il successo terapeutico è fondamentale vedere a 360 gradi la figura del paziente, del nostro piccolo paziente, dove anche delle questioni legate appunto alla sua formazione, alla sua educazione, alla sua integrazione con i giovani compagni di scuola è fondamentale. Questa iniziativa consente proprio questo, cioè di far sì che il bambino possa continuare a svolgere la propria vita interagendo con i compagni di scuola, realizzando e continuando la sua formazione all'interno appunto del suo gruppo scolastico. Questo ritengo che sia fondamentale. I dati scientifici ci dicono che laddove noi curiamo anche questi aspetti, i risultati che otteniamo in termini di cura sono migliori. Il punto di vista della direzione generale rispetto a un'iniziativa come quella di oggi non può che essere di plauso e di ringraziamento. Accogliamo con grande slancio la donazione della Fondazione Bocelli, che si inserisce nell'alveo di altre iniziative che l'ospedale promuove e sviluppa grazie al grande cuore della città di Ancona, delle Marche e di tutta Italia in generale. Nella scuola e in ospedale ci occupiamo della crescita della persona nella sua totalità. Sicuramente questo progetto ci aiuterà a potenziare l'offerta didattica e a rendere le competenze digitali funzionali al percorso di apprendimento di ciascun bambino. Un laboratorio digitale li può molto aiutare. È un metodo che mette al centro del processo di apprendimento del ragazzo proprio il ragazzo stesso. Cosa può fare un laboratorio digitale? Ovviamente può aiutarli a condividere ogni cosa che loro vogliono, possono collegarsi con la classe e lavorare insieme alla classe. Sono Daniela, atelierista digitale dell'Andrea Bocelli Foundation. Cosa fa l'atelierista digitale in un contesto ospedaliero? Collabora con le insegnanti per integrare e potenziare le tecnologie digitali durante le attività didattiche svolte con bambini e ragazzi che sono ricoverati in ospedale.